Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Giuseppe Cappartis e vivo ad Amsterdam. Allora, oggi ci prepariamo, facciamo questa base insieme e nel frattempo chiacchieriamo, si chiacchiera del più e del meno, più per meno, meno. Ok, allora, intanto metto un po' di hydration, voglio proprio fare da zero tutta la mia base, anche sull'occhio, ecco qua. Allora, che cosa facciamo? Oggi facciamo una base con Shiglam. Con Shiglam, Shiglam, perché? Perché mi sono arrivate alcune cose. Tipo, allora io già avevo questo, se vi ricordate, nella colorazione Saturn Return, questo coso che puoi usare per labbra, cheek, occhi, tutto. Mi era piaciuto un sacco, mi piace un sacco, lo uso veramente quando. Perché poi si fissa, dura, è bello. E quindi io anche le dovevo avere anche le colorazioni Shy-Fi, Off-Fly, boh, ci vedo, e Charmed. Ah, che belle. Cioè, queste, perfetto. C'hai questo, hai sbordato, hai sbordato. Fantastico, meraviglioso. Vediamo cosa succede se li mixo tutti e tre. Verrà un colore bellissimo. Ok. E questo comunque si sfuma benissimo e bla bla bla. Poi, che cosa ho più qui? Cosa vediamo? Ah, ho il rossetto nuovo, quello che si fissa e non si leva più. C'è un bel profumo tipo di quelli di L'Oreal di una volta. I cremosi. Chissà che ci sta dentro. Chi lo sa? E poi, allora, in realtà io cercavo un colore nude marroncino, però non ci capisco niente sul sito e quindi me la prendo nel secchio come al solito. Invece poi di questi qui, Sepia Kiss, eccolo qua, ho preso questo sempre per la mia ricerca spasmodica di un marroncino gloss, che è per lo stesso motivo per cui ho preso il Melting Kiss di Catrice, perché ormai, cioè, regala, hanno fatto tutto, tutti. Revlon è stata, diciamo, la prima, mettiamola così, ma comunque sti rossettini qua esistevano, no? Cioè, non è che mo. Eccolo qua, guardate che bello. Poi adesso l'ha fatto Nabla, che però si sa, adesso l'ha fatto Nabla e tutti gli altri sono dupe di Nabla. Così funziona. E poi c'è questo qui sempre di Catrice, che è questo, appunto, questo glossino Marroncino House, che dovrebbe essere poi un dupe, chiamiamolo così, ispirato a quello de coso, de Fenty, no? Da cui poi quelli de NYX. E quindi, che dire, tanto l'effetto sulle labbra, ma quanto può cambiare? Parliamoci chiaro. Quanto? Va bene, e quindi ho detto, ispirata da tutta questa roba, tutta questa situations, ho detto, ma perché non ritiriamo fuori questo fantastico primer che mi era così tanto piaciuto e non lo riproviamo? Dai, cioè, comunque io mi impegno, devo dire, non è che mo, perché parto prevenuta e no, no, cioè io comunque mi impegno, lo prendo e lo uso, perché dico, no, ci voglio credere. Allora, visto che l'altra volta l'ho messo un po' così, poco, l'ho messo poco e con concezione di causa, adesso lo metto a caso. Perché chissà, chissà, no? Cosa può succedere? Solo che, risentendo la texture di questo coso, mi sa che devo cambiare fondotinta. Volevo mettere sempre il fondotinta di Shiglam, questo qui, no? Questo comprato per sbaglio. Però non lo so, raga. Non lo so, è che è troppo viscido questo, mi sa che non va bene, non va bene. Vabbè, intanto mi metto il cons. Oggi non andiamo con il nostro bright Hai di Catrice, ma direttamente con questo coso che mi sono accorta che devo finire assolutamente. A parte che devo togliere la spugnetta che mi sta a fa schifo.
Boh. Ecco, lo metto tipo fondotinta, va. E poi quasi quasi posso mettere che voglio finire. Ah dai, questo qua di Revolution. Cosa può succedere? Cosa può mai andare storto? Allora, niente, parliamo quindi di un po', facciamo un po' di gossip. Allora, che cosa è successo? Usiamo la spugnetta. Cosa è successo nel nostro panorama beauty in questo periodo? È successo che una cosa che gira tantissimo è l'intervista di Gwyneth Paltrow. Non so per chi, non so perché, però c'è stata questa intervista dove questo, alla radio mi pare, dove questo, to schifo la spugnetta, dove questo gli chiede: ma signora Gwyneth, che poi cioè, a parte che visibilmente sembra tipo malata, denutrita, non lo so, cioè no, sembra che in video non mi sembrava così in salute, no? Così intenditrice del wellness, però questo gli chiede. E fa: signora Gwyneth Paltrow, che qual è il suo percorso? Qual è i suoi step nel, insomma, di questo no, per stare bene, per... Quindi non era una domanda sul cibo, era una domanda come per dire, che ne so, fai yoga, ti svegli la mattina e ti bevi la tisana e poi esci per fare una passeggiata, tipo cose così, no? Qual è il tuo percorso? Benessere. E lei incomincia a fare l'elenco. Comincia a fare l'elenco. Ah no, perché io bevo il caffè, poi mi bevo la zuppa di pollo, le ossa di pollo, faccio la zuppa, poi mangio quasi tutti i giorni la zuppa. E insomma, lei durante la giornata praticamente se beveva solo sta zuppa. Sto mezzo caffè, la zuppa mezzo caffè e la sera i vegetali, le verdure. Allora, giustamente, come dire, già che tu decidi di mandare in giro un video del genere, un po' ti devi aspettare delle considerazioni quantomeno a riguardo, no? Perché comunque cioè, che cosa traspare? Cosa traspare qui? Traspare una donna che purtroppo ha delle serie, cioè, come dire, il suo elenco non è un elenco sano, come di cibi sani che possano far stare in vita un adulto, ok? È l'elenco di cibo. Uso questo qui, di cibo, di bevande di una persona che ha un problema, no? Con l'alimentazione. Quindi, come dire, è sorta tutta una riflessione sul fatto che comunque questa Gwyneth Paltrow è il risultato di tutti gli anni 90, dove c'era questa celebrazione un po' del corpo eccessivamente magro. Cioè, ci ricordiamo tutti, cioè all'epoca dovevi essere veramente una stecchetta. Christina Aguilera, Britney Spears, Lindsay Lohan, quell'altra Paris Hilton, e poi quella pure che ci ha avuto un sacco di problemi, Jessica Simpson. Insomma, tutta questa serie di stars, diciamo così, che in qualche modo, no, io ho bisogno del pennello, mi spiace, ma io senza pennello non so stare. Come può uno scoglio? E niente, praticamente insomma, questo elogio un po' al non nutrirsi, no? Che effettivamente se vedi quel video, come dire, un po' ti fa impressione perché questa Gwyneth Paltrow sembra proprio malata, cioè è quel magro, sai quando la pelle ti si assottiglia, quando brutto proprio, che
Io non me la sento nemmeno di dare una colpa a questa donna, perché ma che colpa ne ha? Cioè, lei è una Hollywood star, cioè lei doveva essere così, cioè lei doveva essere magra. Cioè, ma sai quanta pressione subiscono questi personaggi che devono essere giovani, devono essere magri, devono essere belli? Prendendo questo col pennellino, ti ho preso troppo. Aspetta, cerco di non fare un patatrac. Quindi, come dire, io non me la sento di dare una colpa a lei. Cioè, me la sento. Cioè, penso più che il problema sia sempre il contorno, no? Cioè, cosa ha portato queste persone a pensare che stare con una tazza di brodo di pollo al giorno in corpo fosse una cosa positiva, fosse una cosa normale per essere come sono? Quindi cominciamo a cambiare quello, no? Perché io voglio dire, perché se non è Gwyneth, è un'altra. Adesso, per esempio, Aceccio casca il discorso. Non so se lo avete sentito. Di quella pillola per i diabetici, una nuova pillola per i diabetici. Che praticamente fa dimagrire perché gestisce il glucosio, i livelli di. Vabbè, insomma, tutta una serie di cose che fa assorbire gli zuccheri in modo diverso. Vabbè, non so, per i diabetici, però presa dalle, cioè, ti fa dimagrire in qualche modo. Quindi c'era sto, praticamente sto sold out di questo medicinale. C'era questo sold out e quindi perché tutte le star, tutte le persone con i soldi che possono avere questa roba, poi tra l'altro ci vuole pure la ricetta, quindi insomma così si sono impossessati di questa pillola magica che ovviamente, che te lo sto a dire a fare, può causare tutta una serie di cose brutte e cattive al tuo organismo, che però, come dire, l'importante è essere magri, no? Poi che se dopo un po' ti viene un attacco cardiaco, che ne so, ti casca un rene, non fa niente. L'importante è essere magri, fondamentalmente. Io uso questa nel contorno occhi perché voglio provare una cosa, una cosa. No, perché mi è stato detto, no? Visto che io, cioè, non ci capisco niente, mi è stato detto: no, ma tu devi applicare la polvere sottile al contorno occhi con il puff. E vedrai che il concealer non ti si. Non va più nelle pieghe. Io direi: e grazie, ragazzi. Quindi adesso io però vorrei farvi vedere. Cioè, guarda come è più in evidenza però questa linea qui. Mo' lascia stare che io dopo magari ci metto una matita nera. Però, cioè, anche la più sottile delle polveri è comunque una polvere. Vabbè. Ma tanto poi so io che non ci capisco niente. E quindi. Mamma mia, questo concealer, no, no, proprio no. A parte devo levare sta spugnetta, adesso ne va della mia. Ah, tolta finalmente. Voglio proprio vedere. Lo devo finire. Missione. Dai, la metto anche nella borsetta di cose da finire. Ho fatto la borsetta di cose da finire perché ho seguito il consiglio del progetto smaltimento. Prima o poi riuscirò. Allora, come dire? Anche come solo base in crema non mi sembra per niente male. Infatti io non andrei a mettere nient'altro. Forse andrei a fare una spolveratina così, giusto per fissare un po' qua.
pennello sporco. E manco. Allora, vado a mettere solo questo di Catrice, che è tanto carino. Questo è nuovo, mi sembra. Clover. Marble Blush. Eccolo qua. Che mi ricorda. Non so chi mi ha fatto vedere. Forse dei blush di Sephora. Non lo so. Non so. Però è molto carino questo blush. Se vi capita, che sai, cioè vi capita di vedere Catrice così in giro, che fai? Non gli dai una chance? Io gli darei una chance. Poiché è anche un po' doratino, vedete? Mi fa anche un po' l'effetto highlighting. Oddio, forse si vede. Aspetta, proviamo da quest'altra guancia. Quest'altra cheek. Ecco qua, esagerato, come al solito. Heidi. Aspetta, pure qua. Oh, che poi c'è, cioè, ste robe se le fanno sui social. Wow. Faccio io e Heidi. E allora ditelo. Ditelo, ce l'avete con me. Attenuo un po'. Allora, a me la spugnetta non dispiace. A me quello che mi fa schifo dopo un po', poi la devo lavare e mi scoccia praticamente. Praticamente questo è il problema esistenziale. Perché non mi dispiace, sai? Comunque tu stai lì, fai un po' di correcting, ci metti un attimo. Se è più asciutta, perché giustamente assorbe tutto l'eccesso che tu hai messo, fastidioso. Scordata. E quindi ci sta, no? Ci sto. Allora, adesso io andrei a fare le labbra e poi basta. Che ne pensate voi di questa cosa? No? L'avete vista di Gwyneth che ha rilasciato questa intervista? Ah, no, ma io stavo dicendo una cosa. Ah, niente, quindi c'è questa Jessica Simpson, tutto questo, la cosa del diabete, dove c'è un'intervista dove risulta, ma non magra, ma tipo, sai, scheletrica. Perché lei c'è stata un periodo quando era giovane che era molto magra. Poi mi sa avuto dei ragazzini, si è ingrassata, ma proprio tanto. E poi mo si stava dimagrì. Però adesso, recentemente, tipo, è uscita un'intervista dove era irriconoscibile, cioè dove non sembrava manco lei, perché era così magra che sono uscite tutte le ossa di fuori, tutta scavata, tutta debole, veramente sembrava malata. E quindi, come dire, si sta un po' ritornando verso quella china lì. No? Allora, da una parte c'è il body positive che in qualche modo dice ok, l'esistenza dei corpi diversi da questi, estremamente magri, va bene, ok? Cioè non sii obeso, you che bello, no, esiste il corpo obeso, esiste il corpo sulla sedia a rotelle, esiste il corpo con le ustioni e va bene, esiste. Esiste, bisogna accettarlo perché c'è. Non che bisogna far finta di non vederlo o bisogna escluderlo dai social perché dà un, non lo so, un esempio sbagliato. Ma che vuol dire? Cioè, sono persone che esistono, no? Cioè, non mi sembra che nascondiamo gli omicidi o i pluriomicida, anzi, ci facciamo le serie true crime sopra. Cioè, invece dovremmo nasconderle perché possono dare un cattivo esempio. O no? Così, pensieri liberi. Allora, mettiamo qui, sono curiosissima di questo rossetto. Che spopola. Va proprio liscio sulle labbra questo. Allora, la forma non è delle mie preferite perché con questo non riesco a far bene le puntine qui del mio Cupid Arc.
No, oddio, ma che è sta magia? Praticamente tu lo applichi che tipo, è liscissimo, no? Però poi si asciuga. Dio santo. Si asciuga velocemente perché io lo sento già asciutto. E sembra come se tu ti fossi applicato un rossetto liquido. Vabbè, il colore, insomma, è uno dei miei colori. Facciamo la prova. Aspetta, mano pulita. Insomma, dove c'è l'eccesso un po' di prodotto viene via, però. Sto vedendo sulle zone secche. Vabbè, sulle zone secche. Essendo come un rossetto liquido, fammi vedere se lo vado a ripassare. Che succede? Che mi si incarta e pecorisce l'anima. Vediamo. Ok. Ho rimesso. No, è quasi già asciutto. Aspetta un po'. Ok. Boh. Non so se mi piace. O mi fa cagare. No. Boh. Non lo so. È carino. Però è bello. No, è proprio come. Cioè, la sensazione è proprio rossetto liquido di quelli. Non come Maybelline. Ma di quelli proprio che ti. Sono un po' secchi, asciutti, polverosi, però non tanto. Sì, diciamo che è proprio è particolare. Il fatto che sia in stick e ti dà questa resa è particolare, dobbiamo riconoscerlo. E quindi niente, non andrò a mettere quelli glossati. Li metteremo un'altra volta, un altro momento. Io devo provare questo, raga. Prima o poi proverò questo. Vabbè, insomma, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate della questione della signora Gwyneth, e di questa deriva che stiamo prendendo, tornando un po' negli anni 90, dove tutti dovevamo essere secchi, avere il pantalone alla vita bassa e essere così, un po' deperiti, un po' deperiti. E niente, grazie di tutto a chi continua ad esserci, grazie alle persone, ai nuovi iscritti, grazie. Mi raccomando, gradito un like e un commento, così per dire guarda, sto qua, che stai a fa', sono d'accordo, non sono d'accordo, perché più di tutto quello che mi intriga a me della faccenda è il dialogo. Ciao.